Questa sera abbiamo qui con noi un amico, un professore Alessandro Fo, eccolo qua. Ben arrivato fra di noi. È nipote di Dario Fo. Insomma, come per tutti noi, ci è arrivato un momento della nostra vita che c'è stato un cambiamento sostanziale. Eravamo degli atei, eravamo dei coloro i quali, come dice la Madonna, non amano l'amore di Dio. Per Alessandro Fo, il professore Alessandro Fo, un giorno nel 2002 è capitato qualcosa di straordinario. Adesso sentiremo da lui, dalla sua stessa voce, la sua testimonianza personale. E grazie di essere venuto tra di noi. Grazie. Grazie a tutti. Siamo già in ritardo di circa tre quarti d'ora sul programma. Io non voglio rubarvi troppo tempo, anche se me ne avevano programmato un oceano. Troppo tempo per raccontare la storia personale di uno qualsiasi, come tanti di noi siamo andati a Medjugorje. Niente, ecco, se può avere un senso che io venga chiamato a raccontare la mia personale vicenda, questo può dipendere dal fatto, in parte, della parentela, che è la parentela illustre di un premio Nobel addirittura, che recalcitra furiosamente a qualsiasi forma di conversione al cattolicesimo, lui e tutta la famiglia, ma soprattutto anche il fatto che appartengo a quei cosiddetti intellettuali, ai professori, a coloro che in qualche maniera costituiscono spesso un, diciamo, punto di riferimento della resistenza a quello che anche Angelo ha chiamato l'accoglimento dell'amore di Dio. È facile la presunzione intellettuale in chi ha parecchi anni libro alle spalle, per chi crede di essere depositario di un sapere, di una scienza, e in parte credo di essere stato anch'io fra questi, forse lo sono tuttora, più di quanto non me ne renda conto. E quindi per questo, da quando nel 2004 sono stato a Medjugorje e la mia vita è cambiata radicalmente, è avvenuto poi che mi sia stato chiesto alcune volte di raccontare la mia vicenda. Cercherò di ricapitolarla in breve, sperando che, come spesso avviene, una storia di conversione, una storia qualsiasi, di uno qualunque, abbia comunque il suo potenziale di fascino, di richiamo alle cose che contano, alle cose che aiutano a uscire dalla futilità e dalla superficialità in cui spesso ci troviamo immersi. Io avevo avuto un'educazione cattolica, ero stato mandato al catechismo, avevo fatto la prima comunione, per interessamento soprattutto di mia madre. Ma ricordo bene un giorno, facevo le scuole medie, che andando a messa mi fermai per strada e dissi: ma insomma, io ci credo o no? In realtà non ci credo, sono cose che mi sono state in qualche modo appiccicate lì e non hanno la mia adesione personale. Sai che ti dico, torno indietro. E tornai a casa, ne parlai con mia madre, la quale accettò, si rimise alla mia libertà di giudizio, e da quel giorno io sono stato, avevo 13 anni, per sempre, per parecchio tempo, un agnostico. Poi ho scoperto i classici, mi sono messo a studiarli, ora insegno letteratura latina all'Università di Siena. Per un certo periodo ho insegnato nella scuola, ho insegnato anche a Subiaco, un centro di speciale spiritualità per via di San Benedetto, e mi sentivo anche un po' un pesce fuor d'acqua. Gli stessi ragazzi insistevano: ma professore, come mai lei è così laico, così poco credente? E questo mi spinse a riesaminare la situazione, ma la riesaminai proprio dal mio punto di vista professionale, dal punto di vista, diciamo così, di presunzione, se volete, e cioè prendendo in mano dei libri di filologia neotestamentaria, studiando i Vangeli per scovare tutte le contraddizioni che il portato umano di quel messaggio ineluttabilmente comporta. E così ne uscii più agnostico di prima, se possibile. E mi stupivo che i miei professori, i miei maestri,
l'ordinario di letteratura latina, quello di letteratura cristiana antica dell'Università di Roma, illustri intellettuali, fossero invece credenti, non sapevo come potesse essere possibile. Ero destinato a scoprirlo in una maniera abbastanza particolare. Andando avanti nel tempo, mi successe che una persona cara mi chiedesse di accompagnarla a Lourdes. E io ci andai facendo anche un po' lo sbruffone, no? Ma sì, andare a Lourdes non potrà che farmi bene, anche se sono laico. Lourdes, posto miracoloso per eccellenza, salute, eccetera. E ci andai con questa strafottenza un po', diciamo così, profana. Lì però qualche cosa già cominciò a incrinarsi, perché vidi, come avrei visto poi a Medjugorje, l'estrema, profonda serietà di quello che avviene. È facile da lontano gettare fango sulle cose che non si conoscono. Quando ci si entra un po' più dentro e si vede come la verità si impone con evidenza, questa azione demolitrice diventa un po' più difficoltosa. Appena tornai ebbi un serio incidente di moto con una persona che mi era molto cara. Io non mi feci quasi niente, ma lei si fece abbastanza male. Appena arrivati al pronto soccorso c'era naturalmente la statua della Madonna già nell'accettazione, e poi nel reparto di ortopedia, dove passai parecchie notti insieme a questa persona a vegliarla, c'era pure questa statua della Madonna, appunto, di Rudubac, che faceva, diciamo così, da indicatore dell'unica via che avevo in quel momento per superare il grave momento di sconforto in cui ero caduto. E allora, non so se afferrato da lei o afferrandomi da solo per la collottola, mi rimisi a cercare una strada di spiritualità, a uscire per la via verticale da quella condizione di sofferenza in cui mi ero improvvisamente trovato. Un atteggiamento, se volete, anche vile, però quanti di noi hanno provato la profonda ricchezza umana che c'è in questa, chiamiamola fra virgolette, viltà. È in fondo un riconoscimento di debolezza, di diciamo non padronanza piena della propria linea esistenziale, quella padronanza che siamo convinti di avere quando tutte le cose vanno per il verso giusto. E così cominciai ad avviarmi verso una via di maggiore attenzione al divino. In quel momento una persona cara mi chiese di registrarle a Radio Maria una testimonianza di Maria Pavlovic, una delle veggenti di Medjugorje. Anche lì, sinceramente, dissi fra me e me, sì, figuriamoci, vedere la Madonna, vederla tutti i giorni, alle 7:15 o 6:15, che sia, ma con grande scetticismo lo feci per pura cortesia e registrai questo programma, ma poi lo volli anche ascoltare. E fu lì che mi resi conto, come sarà avvenuto anche a voi, sentendo Maria parlare, che in quella voce così delicata, così dolce, così profondamente seria, non poteva annidarsi nessuna falsità, nessun inganno. Le esperienze che lei raccontava, per quanto mirabolanti e incredibili potessero sembrare, non potevano che essere esperienze vissute. Ora tanti potranno dare la loro spiegazione, allucinazioni, sogni, deliri, eccetera, ma non avevano quella caratteristica, come voi benissimo sapete, avendola sentita tante volte parlare. E questo mi aiutò profondamente a recuperare l'itinerario di fede, perché allora, come dice tante volte Padre Livio, ma se esiste la Madonna, allora il cattolicesimo è la religione vera, allora le cose che mi avevano insegnato, incarnazione, resurrezione, non erano solo dei miti, con cui infarcivano la testa di noi ragazzini, erano cose che potevano avere la loro concretezza nella testimonianza di una persona che aveva vissuto a contatto con queste realtà metafisiche, con queste realtà trascendentali. Nel frattempo venne un'altra questione. Io avevo un ottimo allievo, un ragazzo bravissimo, veramente un genio. A 22 anni aveva già il diploma di conservatorio, aveva scritto migliaia di recensioni cinematografiche, aveva pronti due romanzi, dei saggi, si laureava con me con una tesi di letteratura cristiana antica. Improvvisamente morì questo ragazzo, 22 anni. Io entrai in rapporto con i genitori e più avanti nel tempo, parlando con loro una sera, venimmo a parlare di Medjugorje. La madre mi disse che era stato solo grazie a Medjugorje se si era potuta consolare della morte di questo fanciullo.
Infatti, dopo aver attraversato un momento anzi di sconforto e di abbandono della fede che lei precedentemente aveva, un giorno, pulendo la stanza del figlio, aveva acceso la radio e l'aveva trovata casualmente sintonizzata su Radio Maria. Aveva scoperto Medjugorje, aveva desiderato tanto poterci andare e finalmente c'era riuscita. Solo lì finalmente il cuore le si era sciolto. Sapete che è un'esperienza che è avvenuta a molti che hanno perduto una persona cara, sicuramente ce ne sono anche qui in sala, ed è potuta tornare con una carica diversa, una carica nuova alla vita di tutti i giorni. Qualche tempo dopo il marito di questa signora ebbe un grave episodio cardiaco, in un solo giorno ebbe 6 arresti cardiaci, lo davano ormai per spacciato. Pregando con lei feci voto che se fosse guarito sarei andato a Medjugorje. Ora, non per merito mio naturalmente, questo signore poi guarì, ma io non andavo a Medjugorje perché avevo 1000 cose da fare, tesi di dottorato, ricerche, articoli, studi. Un giorno mi dissero: guarda che se non ci vai poi la Madonna si riprende la grazia, mi tocca rimorire per colpa tua. Allora capii la dolce sollecitazione che quelle parole velavano e prenotai per andare a Medjugorje. Quell'estate, era l'estate del 2004, partivo l'8 di agosto, toccai il vertice della mia carriera di latinista perché, sarò proprio sintetico, ebbi l'occasione rarissima di poter impersonare in una certa ricostruzione di taglio archeologico il poeta pagano che avevo sempre amato e che mi aveva fatto diventare latinista. Si chiama Rutilio Namazziano, nessuno lo conosce, ma non importa. Però ecco, ero pieno, diciamo così, di entusiasmo per la mia vita laica e l'idea di partire per Medjugorje un po' mi spaventava, perché non avevo mai affrontato un pellegrinaggio. Sapevo che sul pullman mi avrebbero messo davanti a 1000 rosari, io non ero certo un maratoneta della preghiera, temevo di essere massacrato da questo ritmo, diciamo così, di coinvolgimento. Poi ci andavo da solo, non conoscevo nessuno. Però già dal momento della prenotazione avevo sentito che qualche cosa si stava distendendo. Poco prima di partire, il 6 di agosto per la precisione, partivo l'8, al culmine di questa manifestazione latinistica di cui vi dicevo, in un trasferimento in macchina improvvisamente mi vide arrivare una macchina di fronte e non so come ancora adesso riuscii a sventare lo scontro frontale. Guidava un tecnico molto esperto, un pilota di aerei addirittura, ma si era distratto, girava a sinistra senza guardare, questa macchina veniva di fronte, gridai, gli altri sbandarono, noi sbandammo, ma riuscimmo a salvarci. Fra me e me, in quello spirito ancora un po' laico che avevo, dissi: ma forse il mio giorno era segnato oggi, 6 agosto del 2004, solo perché ho prenotato per Medjugorje mi è stata concessa una piccola deroga, una prolunga. E in effetti quel viaggio a Medjugorje poi mi sconvolse profondamente. Quando sono arrivato lì ho trovato quello che ben sapete, è inutile che insista, quello che colpisce è che possa esistere un posto dove veramente la vita spirituale è al centro ed è il cardine di tutta l'organizzazione della giornata e dell'assetto mentale delle persone che vivono lì. Addirittura i negozianti, i famigerati negozietti di immagini che spesso vengono chiamati a prova del commercio vile e basso che c'è in Medjugorje, in realtà avevano la radio sintonizzata sulla messa, sulla diretta della messa. Ora, non so dove possa mai avvenire in un altro posto del mondo una cosa del genere, insomma, che dei negozietti tutto attorno a una chiesa abbiano la diretta della messa sintonizzata. E mi avevano detto: vedrai, ti succederà qualche cosa, entrerai in chiesa, ti metterai a piangere, il dono delle lacrime. Lì per lì vissi quasi come in estasi questa immersione in un mondo completamente diverso da quello che conoscevo. E fu solo andando via, nel momento in cui mi strappavo da lì, la mattina dell'ultimo giorno, pullman che partiva all'alba, che sentii veramente di essere sradicato da qualche cosa che era sceso senza che nemmeno me ne accorgessi profondamente dentro di me. Fu lì che, mentre gli altri attaccavano il primo rosario della giornata, a cui ormai partecipavo con entusiasmo, mi venne il dono delle lacrime. E appena tornato subito mi resi conto che mi davano fastidio i riti quotidiani che qui attendevano, i cartelloni con le immagini sensuali, le trasmissioni ammiccanti,
tutto quello che prima costituiva l'ordinaria amministrazione del tran tran quotidiano, mentre invece cresceva il bisogno di raccogliersi, di visitare la parrocchia sotto casa, di sintonizzarsi alle 7:15 sull'apparizione che avveniva a Međugorje. E via via entravo, quasi senza nemmeno accorgermene, in un cammino di fede e di conversione. Ci fu una presentazione libraria a Grado da lì a pochi giorni. Un amico mi portò un libro su Međugorje. Io, come lo aprii e vidi la foto della collina, di nuovo mi misi a piangere, chiedo scusa per questo ricordo, e questo signore rimase impressionato. Siccome era un giornalista dell'Avvenire, mi fece prima raccontare un po' tutta la storia, poi, considerando anche che ero il nipote di quel miscredente di Dario Fo, ritenne che fosse il caso di fare uno scoop, un minimo scoop, e di parlare di questo professore che aveva abbandonato l'ateismo per aderire a un messaggio così, diciamo, eterodosso anche all'interno della stessa Chiesa. E scrisse un articolo sull'Avvenire che poi Padre Livio ha ripreso, mi ha chiamato a testimoniare a Radio Maria, e così sono diventato, diciamo così, anch'io parte delle storie di Međugorje. Ma oggi volevo aggiungere un capitolo in più, un capitolo che è il capitolo della difficoltà, un paragrafo, diciamo, anche perché volgo al fine e non voglio tormentarvi più di tanto. E cioè, per un paio di anni io poi ho vissuto in una specie di ebbrezza, tutto mi veniva dato gratuitamente, mi sentivo veramente al centro dell'idea della grazia, questa idea così difficile da penetrare quando uno la studia semplicemente sotto il profilo manualistico. Qualche cosa di miracoloso mi sosteneva, mi sembrava perfino troppo facile avere una fede così automatica, così priva di dubbi, così spontanea e sorgiva. Poi hanno cominciato a intervenire delle difficoltà, sono stato un po' fatto segno di una piccola persecuzione, poi ho avuto dei travagli interiori e piano piano qualcuno, qualcosa o semplicemente il corso delle cose della vita ha cominciato a frapporre delle intercapedini fra me e quella serenità, quella pace, quella contemplazione che avevo guadagnato a Međugorje, e strada facendo ho perso un po' di lucidità. Lo testimonio perché sia di monito a tutti, anche quando abbiamo questo momento di grande grazia a Međugorje, di custodirlo gelosamente e di badare alle insidie che possono strapparcelo. E anche adesso faccio più fatica di un tempo, non ho più quella freschezza, mi tengo disperatamente aggrappato anche con la forza della ragione al ricordo di quei momenti di meraviglia, proprio perché non voglio dimenticare di aver avuto un dono e di avere il compito, anche come diceva prima l'arcivescovo, di custodirlo. Nel ricordare queste cose spesso mi vengono in mente episodi singolari. Ciascuno di voi avrà vissuto a Međugorje qualche momento particolare. Io voglio raccontarne solamente uno che non ha, credo, nulla di miracoloso. È una delle canoniche coincidenze e la racconto perché aiuta me nei momenti in cui sono precipitato per mia insipienza e debolezza di fragilità a ricordare e a mantenermi sintonizzato nonostante tutto. L'anno dopo il mio viaggio a Međugorje, che era del 2004, nel 2005 sentii parlare del Festival della Gioventù, mi chiesi che cosa fosse, ancora non sapevo bene. Una mail mi spiegò che era questo ricordo anche di quanto dice Maria, che è nata il 5 di agosto, e quindi c'è tutta una festa che si conclude con la grande veglia sul Križevac al 5 di agosto, e la mattina si celebra all'alba la messa e si scende. Bello, dissi, chissà cosa facevo lo scorso anno io il 6 di agosto. E mi venne in mente cosa facevo. Ero su quella macchina famosa che evitò per un miracolo, chiamiamolo così, l'incidente frontale. Stavo pensando questo quando, forse perché nel fare gli esami ai ragazzi ho l'abitudine di aprire il libretto, vedere dove sono nati, cosa fanno, e per metterli a loro agio, chiacchierare un po', e forse perché il giorno dopo avevo esami, mi dissi, guarda un po', io il 6 d'agosto lo scorso anno, appunto, forse dovevo finire e ho prolungato la mia vita. Se mi capita un ragazzo nato il 6 di agosto, glielo voglio raccontare. La mattina dopo avevo un ricevimento, avevo esami, eravamo io e la mia assistente, si presentano due ragazzi, uno va da lei, uno viene da me,
apro il libretto, era nato il 6 di agosto. E la cosa naturalmente mi lasciò scioccato, perché su tutte le infinite possibilità che potevano esserci mi deve arrivare il giorno dopo questa riflessione un ragazzo nato proprio quel 6 d'agosto, quasi a dire: attenzione, la tua diagnosi della tua esistenza era corretta, tu quel 6 d'agosto del 2004 potevi effettivamente aver chiuso la tua avventura, se non fosse che una sovrabbondanza d'amore sintonizzata con quel moto d'amore che tu stesso hai messo in campo, facendo quel voto, cercando la Madonna, ti ha dato in qualche maniera una nuova occasione. L'ho detto così, è una cosa privata, di nessun conto, una minima coincidenza, come tante ce ne sono e tante ne avrete vissute voi. Solo per ricordare, appunto, grazie, tutto per lei naturalmente, solo per ricordare appunto di non dimenticare, anche quando abbiamo avuto un dono. E su questo vi ringrazio e vi lascio alle altre testimonianze. Grazie.